Ciao, siccome devo preparare ed è tanto che proviamo a mettere un po'. Questo è il Amazing Concealer. E questo è un'altra tonalità, il Golden provo a mettere solo questo perché vorrei evitare di mettere dunque volevo evitare di mettere fondotinta, ma insomma forse metterò un po' di mineral foundation. Tante cose da raccontare e nulla, tanto e nulla. Dunque, tanto e nulla. Sì. Che è arrivata l'estate, più o meno, che ho ritrovato il mimosa di Chanel nel cassetto, dimenticato, e combinazione il giallo ritorna di moda. Speriamo che questa luce, perché non c'è sole. Beh, qui devo finire ancora, quindi non tocchiamo tasto capelli. Non c'è rimediato. Ecco, questo Amazing Concealer mi piace. Sì, questo. Poi la delusione della festa nazionale, vi ho fatto il video. Questa è Laura Mercier O2 Sand, che è questo, e poi c'ho il Rich Vanilla e mischio chino dell'Elemental Beauty, quello portatile. Cioè, io credo che dopo una certa età non bisogna, sono storta perché, cioè, sì, l'iPhone è messo un po' storto per stare bene in posizione. In realtà non bisogna, bisogna al limite avere un po' di doratura, un po' di dorato e non. Pelle scura, parlo sempre, cioè, io mi ricordo che quando quando è che facevo ancora i lettini ed ero maniaca di abbronzatura 10 anni fa, 10-12 anni fa, andavo spesso a mangiare dal ristorante qui da Marco, no? Que che è sotto casa mia. Così vi do le indicazioni per chi arriva a Shanghai. Niente, allora Mercier a me piace. Non ho mai provato Bare Mineral, perché non l'ho mai provato, però vediamo. Allora Mercier mi piace. Ah, e allora quando andavo lì al ristorante mi dicevano se mi ero infilata nel forno a microonde un po'. Ero proprio. Possibile mai? Ho tanti di quegli specchi specchietti, ma sono tutti magnifier. Allora, questo è 7, quest'altro enorme 7, quest'altro non so che cos'è. Dovevi prendere un magnifier
tipo 3 o 4, ma averlo bello grande. Questi piccolini ti fanno vedere. Fanno vedere l'insieme, ma ecco qua. E quindi questo è fatto, cosa proprio molto difficile. Qui vado un po' di chiaro così, un po' brillantinato. No, brillantinato, insomma, è un MAC, non mi ricordo, non mi chiedete, no, un MAC, sì, un MAC, non mi chiedete cosa, perché può essere che il rice paper, non lo so, o quello che è, tanto tutti questi qua li devo mettere a posto. Dunque, sono incavolata perché c'è il Film Festival qui a Shanghai. Per chi mi segue da tempo, l'anno scorso sono stata a vedere due film, cosa che invece, cioè, andavo a vedere quasi tutti i film italiani in proiezione italiana e non quelli che mi interessavano, ovviamente. Quest'anno ci sono 17 film, 17, cioè non 3 o 4 come ce n'erano agli inizi. Questa di quest'anno è la 17ª edizione. Beh, io voglio dire, a parte il sito del festival, che ovviamente dà evidenza a tutti i film in concorso e non, ma gli altri anni qualcuno delle nostre, due istituti delle nostre istituzioni, adesso non voglio fare polemica, ma comunque comunicavano qual era il calendario, la programmazione dei film, i vari cinema, teatri e cose varie. Ho cercato in tutte le maniere, perché sul sito del festival, per sapere la programmazione devi andare sul film e ti dicono in quali giorni, quali sale, eccetera, eccetera. Invece quella che ci veniva direttamente dalle autorità preposte era ben fatta, perché tu avevi il calendario, tutti i giorni, gli orari, cinema e i vari film, così cercavi di incrociare, riuscivi a vedere anche 3 film al giorno, 2 film al giorno. No, non è dato sapere. E quindi adesso andrò allo sbaraglio, nel senso che prima che finisca, Il film che siccome proprio sono. voglio vedere. Prima che finisca me ne vado in un cinema, in una sala, o me ne vado al ticketing, come si chiama, l'agenzia dove fanno, l'agenzia dei biglietti, e mi vado a vedere lì, vado a vedere lì che c'è, perché insomma. Poi tra l'altro stanno facendo anche cioè non solo film moderni, nuovi, 2013, 2014, credo anche qualche cosa, ma ci sono delle retrospettive di Roberto Rossellini. Cioè, voglio dire, cazzarola, c'è tanto d'Italia, ma è mai possibile? Cioè, hanno dato enfasi solo a sto bip di missione per l'amore del cielo, di sto primo ministro che, voglio dire, almeno c'ha 39 anni, lasciamolo fare, diamo sto spazio e poi vediamo quello che fa, non fa, ma insomma non è questo. Ma voglio dire, le nostre istituzioni, parlo di quelle qui, comunque quelle che dovrebbero occuparsi di
noi italiani all'estero, cioè se si tratta del primo ministro che arrivano a tutto spiano, ci linkano le pagine, potete vedere la versione. Film Festival con 17 film italiani? No. Vabbè. Poi ci lamentiamo che l'arte, Gabri, Cinzia, Cinzia, Gabri, no, Gabri, Cinzia. Le due mie amichette assieme. Allora, e poi ci lamentiamo, ho capito, che l'Italia è pizza, fica e mandarino. Eh sì, è mandolino, mandarino. Ma è così, cioè, l'arte, non so, sono stata a vedere la mostra di Monet, ma ho incontrato la mia amica francese. Non so, io no, non amo la Francia, cioè amo alcuni francesi, la mia passione, le mie icone, vabbè, ma questa è un'altra storia, ma... Voglio dire, evviva la Francia, evviva la Francia che almeno coinvolge. E che cazzarola. Oh, avete parlato, Gabriella, non mi ricordo che veramente non mi ricordo che, ma insomma l'ho saputo da voi. Dear Ariel Leyliner. E un giorno entro da Sephora perché mi era arrivata una newsletter oggi, solo oggi il 20%, dico, beh, ecco, approfittiamo di sta cosa e vediamo. Entro e dico, ma guardavo, ma che c'è, che non ci sarà, e chiedo per caso se avessero il nuovo eyeliner del Dear Real di Benefit. Oh yeah. Oh yeah, danno subito, così costava 260 o 230 renminbi, mi sembra 230. 230 sono 25 euro per il 20% di sconto, insomma. Ed è carino, mi piace moltissimo, l'ho già usato 2 o 3 volte. Però, cavolo, io adesso provo a metterlo, poi casomai interrompo e vedo di metterlo. Ecco, già di fronte all'iPhone, The Real si è emozionato. Sto fatto che c'ha sto... Ha questa cosa in silicone con un buchino dentro, insomma voi già lo sapete, e vabbè, io sono uno shaking hand. Vi ho mai parlato del mio tremore? Sì, forse ne abbiamo parlato un sacco di volte. No, ma oggi si è emozionato, come se si fosse seccato. Cioè, c'è una cosa che quando lo tiri fuori, poi ne esce una goccina e bisogna... Oddio. Vabbè, insomma, con la codina faccio. Allora, più o meno è fatto, più o meno. La cosa carina, siccome è un gel, potete metterla anche qua dentro.
Ecco, io devo capire, siccome c'era un tappino qua, un tappino che chiudeva il buchino, forse io ho fatto male. Ecco, si passa benissimo anche le radici, alle radici, nella rima interna superiore, accanto. Certo una cosa, che se c'è qualche errore nella riga, non si aggiusta, cioè rimane là, non potete correggerla, potete correggerla soltanto qua, insomma più o meno. Vabbè, non sono precise, ma insomma, dove ho messo il tappino. Sì, comunque, c'è qualche cosa che devo vedere adesso. Aspetto le ragazze più brave, ovviamente, le ragazze pratiche, a vedere come procedere, perché. No, no, non è possibile. Quindi niente, andrò all'arrembaggio di vedere faccio come dice Goss, poi c'è un film, adesso un vecchio film, io mi sembra che si chiama La signora di Shanghai. Avessero girato un film sulla mia storia e io non ne sapevo niente. Armani Eyes to Kill, che non sbaglio, come non sbaglio neanche anche con I Love Extreme. Ma dice, devi andare solo al cinema perché sta riga nera così era perché. Voglio fare la figa. Oh no. Sto aspettando una cosa per i capelli. Non ne voglio. Chiedetemi, non vi rispondo. Sto aspettando una cosa, non vi rispondo. Risolverò tutti i miei problemi. E poi direte. Che capotosta per i non udenti del Calabrotto è testa dura. Ah, sì, su alcune cose sono testa dura. Ecco, l'unica cosa che questo eyeliner poi quando lo mette nella rima va a finire un po' qua, ma insomma è poca roba. Bisognerebbe stare un po' così per un po'. E poi si aggiusta. Ah, un momento. Alcune cose le lascio sempre di là in bagno perché le sopracciglia le aggiusto sempre di là in bagno. Questa è una matita di Bobbi Brown. Vabbè, se lo leggete il nome qua si legge, vabbè, ma che me ne importa. Niente, ritocco solo qui un po'. Ho fatto un giorno le sopracciglia come ha detto Lolla. Che figata, cioè. Però veramente le sopracciglia sono la cornice del viso. Dire che nei miei complessi da ragazzina c'avevo pure il complesso delle sopracciglia grosse. Comunque ho seguito quelle cose di Lolla, veramente. Credo che l'ho fatto il giorno che sono andata alla festa. Non lo so. Comunque, qua, ma sì.
vorrei fare una cosa che ho promesso a che voleva vedere il colore. Non è il trucco giusto per vedere questo colore. Mamma mia, non c'entra niente con questo trucco. Però eccolo qua, Cicciolino. Devo mostrare Cicciolino. È pazzo, eh? Vabbè, del resto i rossetti di Lamb Crime e il giallo dei denti. Si vede, mi piace proprio. Cincilla. E niente, così. Mi aggiusto il wing e vado. Alla luce. E ho usato anche questo prodotto della Schwarzkopf che serve per dare volume ai capelli. L'avevo detto ai Tina una volta, ma non mi ricordo. Ecco, il cincillà alla luce.